Buongiorno dottoressa Gaviglio, Buongiorno Cristina. ecco il nostro appuntamento con 2 minuti di medicina estetica. Medicina estetica che non riguarda solamente, insomma, chi è un pochino avanti negli anni, ma in realtà che è richiestissima anche dalle più giovani. Ma quali trattamenti vogliono queste ragazze? Ma allora, diciamo che vogliono dei trattamenti spesso minimi, anche perché la pelle è giovane, è una pelle tonica e quindi spesso è il peeling magari per ottimizzare la lucidità della pelle, quindi magari fare un peeling con l'acido pirruvico, magari associato ad una maschera alla tretinoina, può essere già di grande aiuto. Ma se parliamo di medicina estetica vera e propria, forse i due trattamenti che vengono più richiesti sono il rinofiller, quindi diciamo la ridefinizione con pochissime gocce di acido ialuronico del profilo del naso, e le labbra, sicuramente le labbra in primo piano, il labbro che deve essere un labbro impertinente, un labbro che deve essere ben definito, con un arco di Cupido ben delineato, che le fa sentire proprio più a loro agio con, diciamo così, con quella che è veramente la spensieratezza, ma anche la leggerezza della giovane età. Quindi non c'è più la richiesta del labbro a canotto, fortunatamente, c'è la richiesta di un labbro impreziosito, un labbro che sta bene anche soltanto magari con un pochino di gloss. Quindi queste labbra che sono da sempre anche un mito del cinema e fanno parte della nostra mediterraneità, forse ritornano e quindi queste ragazze ce l'hanno ancora nell'immaginario e tutto sommato questo non è male. No, anzi, anzi, molto, molto carine, anche perché vanno ad impreziosire. Adesso c'è un trucco importante sull'occhio e questa è la moda, no? E spesso e volentieri la parte inferiore del viso viene lasciata anche purtroppo per la mascherina un po' a sé, e quindi questo ridà davvero un po' di ariosità, di attenzione, porta un po' l'attenzione al terzo inferiore. Bene, Quindi, grazie dottoressa, grazie grazie. Cristina.